Grande affluenza in processione, ma troppi lumini spenti, vetrine ancora accese e turisti che passavano di lì per caso. Numero record di accessi per la diretta su Di Lucca. Sono stati tantissimi a seguire la luminaria tramite il canale streaming sulla nostra emittente, visibile in tutto il mondo. Assi viari, 100 milioni per il primo lotto, imperativi adesso, condivisione sulle opere, rapidità e certezze sulle scadenze. Lucchese a Imola servono gioco e 3 punti. Mister Pagliuca dovrebbe lanciare dal primo minuto Pecchioli, Angeli al centro della difesa con Especie. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione su Di Lucca. Il giorno dopo la processione di Santa Croce, inevitabile tornare a parlare proprio della luminaria, anche per il grande impegno proprio della nostra emittente a dare la possibilità anche a chi non era a Lucca, addirittura a chi era proprio all'estero, la possibilità di seguire in diretta l'importante processione. Quindi andiamolo a rivivere con una clip dedicata ai momenti più significativi dell'edizione 2013. A tutti voi una cordiale buonasera, perdonerete qualche minuto di ritardo, del resto la processione sono circa 800 anni che viene fatta, e anche se arriviamo con 13 minuti di ritardo ci perdonerete. Dovevamo mettere a punto i collegamenti che ci permetteranno di vivere questa serata. Sì, buonasera Lodovico, buonasera a te, a tutti gli ospiti in studio e a tutti i nostri telespettatori. Questa è una manifestazione di cui Lucca è particolarmente gelosa, cioè per i lucchesi. Buonasera, nella staffetta che questa sera facciamo tra Di Lucca e Lucca in diretta, ho preso adesso la linea. Un culto tale come questa, che arrivata in Italia... Ecco, ricordiamo un attimo qual è la tradizione, la tradizione al culto del Volto Santo di Lucca. Ecco, qui intanto la regia ci ha messo in mano delle immagini che ovviamente riguardano la storia, il passato. Vedete, queste naturalmente credo siano tratte da un film, da un documentario. Un film. Ah sì, c'è una signora qui che sta annuendo. Signora, sono poche anche secondo lei le persone? Sì, molto poche, sì. Rispetto agli altri anni, è vero. Secondo lei perché? Non so. E ce ne sono tante così. La facciata invece è particolare, è stata fatta dai maestri Colmacini, quelli di Guidetto, che era un maestro Colmacini. Ed è forse già andato a rendere omaggio, in questo momento sta rendendo omaggio al Volto Santo. Quindi questo è un momento, come vedete, anche i fotografi lo ha già fatto. Della processione della luminara, perché è aperta. Ovviamente dal gonfalone è anche arrivato del già comune. Eccolo, c'è già Alessandro Tambellini. Quindi infatti, come vi dicevo, il comune di Lucca, il gonfalone del comune apre il... Vedere la nostra vocazione cristiana, annunciamo alle genti la parola di vita. Oh,
vi ricordo che l'intera diretta la potete rivedere su integrale sul sito di Di Luca nella sezione in evidenza o sul on demand del nostro sito o in televisione in replica questa sera alle ore 22. E però non ci sono stati solo onori per la processione 2013, ancora troppi lumini spenti sul percorso, attività che non hanno spento la propria vetrina al passaggio della processione e turisti che passavano di lì per caso. La luminaria 2013 ha portato con sé alcuni dati che devono far riflettere l'amministrazione lucchese, ma anche residenti e commercianti del centro storico. Promossi senz'altro il vescovo Italo Castellani e la presidente dei lucchesi nel mondo Ilaria Del Bianco, la risposta delle parrocchie della Lucchesia e delle delegazioni dei nostri concittadini all'estero sono state notevoli, tanto che la sfilata religiosa è apparsa interminabile per la quantità di fedeli all'interno della processione, così come il gruppo dei lucchesi nel mondo che purtroppo, come troppo spesso accade, non sono riusciti a giungere in piazza San Martino per l'esecuzione del tradizionale mottettone. Bocciata invece una bella fetta di residenti del centro storico che, nonostante l'impegno del comune di Lucca a fornire gratuitamente lumini, hanno disertato l'invito col percorso della luminaria in alcune parti al buio. Senza attenuanti alcuni commercianti di via Fillungo che non hanno spento le vetrine al passaggio della processione ed anche i banchi degli ambulanti che in barba alla tradizione non sono voluti mancare nelle zone clou del percorso ma hanno utilizzato luce artificiale. Ha rimandato invece il comune di Lucca, tanti, troppi i turisti che non avevano la minima idea di cosa stesse succedendo ieri sera. Un deficit di comunicazione che ha reso un evento imponente come la processione di Santa Croce un fatto esclusivamente lucchese. Di per sé non un peccato mortale, ma per una città che sempre più sta diventando un centro di attrazione turistica, non si può prescindere dal farsi conoscere anche fuori dai canali tradizionali della comunicazione. E la cerimonia di Santa Croce di ieri ha fatto passare quasi in secondo piano invece un importantissimo accordo raggiunto in regione. Sono stati infatti stanziati da governo e regione 100 milioni di euro per gli assi viari. Assi viari ci dovremmo essere. Nella riunione di ieri in regione, alla presenza del governatore Enrico Rossi e del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi, è arrivata la conferma su uno stanziamento che servirà a coprire il primo lotto di 100 milioni di euro. 80 proverranno direttamente dal governo per la nuova tangenziale di Lucca, mentre gli altri 20 saranno di competenza della regione toscana. Alla cifra poi sono da sommarsi 15 milioni che serviranno per il nuovo ponte sul Serchio e di 5 per lo sviluppo della progettazione definitiva. I fondi, ha garantito il ministro, saranno inseriti nel decreto del Fare 2 o, se non sarà possibile, nella prossima legge di stabilità, quindi al massimo entro la metà del mese di ottobre. Una notizia che le amministrazioni lucchesi attendevano da anni e che stavolta pare possa trovare un'effettiva risposta pratica. Anche se ad esempio il sindaco di Capanno, Giorgio Del Ghingaro, ci va davvero cauto pubblicando un post sul proprio profilo Facebook parlando di promesse da marinai. Una voce fuori dal coro che viceversa è unanime. Dai sindaci di Lucca e Porcari al presidente della provincia si registra applauso per l'iniziativa del governo Letta. L'iter procedurale prevede adesso il passaggio al CIPE ed una condizione temporale, sottolineata dal ministro Lupi. Tempi rapidi e scadenze certe. Pare questo il rischio più grande. Infatti, qualora non si dovessero trovare gli accordi tra i comuni e la provincia sulle opere da realizzare, i finanziamenti governativi potrebbero andare a coprire altre criticità del territorio nazionale, lasciando a bocca asciutta ancora una volta la provincia di Lucca.
Passiamo adesso a una notizia di cronaca. Era in una cella del carcere San Giorgio di Lucca dal 17 giugno scorso, ma l'altro ieri Andrea Palmieri è stato scarcerato e adesso si trova agli arresti domiciliari nella sua casa di San Filippo. A disporre la misura il GIP, che ha accolto la richiesta dell'avvocato difensore Emanuele Fusi, l'ex capo del gruppo di Ultras Bulldog, è accusato di lesioni gravissime aggravate dall'uso di un'arma impropria e di minacce sia nei confronti di Stefano Benassi che di un barista, atti contrari alla pubblica decenza e porto illegale di un coltello. Per la difesa, che ha depositato di recente due perizie medico-legali, tuttavia le lesioni riportate da Benassi in seguito all'aggressione non sarebbero permanenti e comunque sostiene l'avvocato la prognosi sulla scorta dei rilievi del perito di parte sarebbe inferiore a 40 giorni, come invece sostenuto dalla vittima dell'aggressione e dal suo consulente. Questo è il motivo che ha spinto l'avvocato Fusi a presentare anche l'istanza per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per fare chiarezza sulla questione. E cambiamo decisamente pagina, ci spostiamo a Capanno, ritorna proprio nel comune della Piana di Lucca per il quarto anno Mi Sposo in Villa, la manifestazione dedicata a tutti coloro si stanno apprestando al grande passo. Il weekend del 21 e 22 settembre, 7 saranno le ville che ospitano la rassegna. Dal tradizionale abito da sposa al cake design, dagli addobbi floreali al catering. È ampio il ventaglio dei prodotti e dei servizi in mostra a Mi Sposo in Villa, idee per il tuo matrimonio. La manifestazione promossa dal comune di Capannori in programma sabato 21 e domenica 22 settembre. L'iniziativa, giunta alla quarta edizione, si svolgerà in 7 ville del territorio e offrirà ai futuri sposi innumerevoli proposte per un matrimonio originale e indimenticabile con tutte le ultime tendenze in fatto di wedding. All'evento ad ingresso libero aderiscono Villa Lazzareschi, Villa Gambaro, la Casa Gialla, la Tenuta San Pietro, Palazzo Buonvisi, Palazzo Bove e Villa Leoni. Location d'eccezione e di grande atmosfera, dove sarà possibile visitare esposizioni e ricevere informazioni su tutto ciò che serve per un matrimonio da sogno: abiti da sposa, servizi fotografici, noleggio di auto, viaggi di nozze, intrattenimento, arredamento, bomboniere e perfino fuochi d'artificio e una consulenza sul bon ton del matrimonio. Le future spose avranno anche l'opportunità di usufruire di prove gratuite di trucco e parrucco. Tutte le ville offriranno un aperitivo di benvenuto e in alcuni casi degustazioni ai visitatori. Sabato 21 settembre sarà possibile inoltre partecipare al concorso Vinci un volo in mongolfiera. L'estrazione sarà effettuata nelle 7 ville alle ore 18 e i vincitori, uno per villa, avranno la possibilità di provare l'emozione del volo domenica 22 mattina o pomeriggio a bordo di un aerostato in gara per il terzo trofeo aerostatico del comune di Capannori, che si svolge proprio negli stessi giorni di Mi Sposo in Villa. Per informazioni e per visionare il programma completo dell'evento, www.comune.capannori.lu.it. Grande successo per il Boccherini Open Gold, boom di iscrizioni per la rassegna musicale promossa dal Conservatorio Lucchese. Sono 200 infatti musicisti fra studenti, specializzandi e maestri che stanno partecipando alle masterclass e ai laboratori organizzati dall'Istituto di Piazza del Suffragio. Risultato importante, tanto che dal Conservatorio hanno dovuto comunicare la chiusura delle iscrizioni per raggiungimento del numero massimo di partecipanti in tutti i corsi, concerti, masterclass, conferenze, laboratori orchestrali e corali. Anche quest'anno il settembre lucchese si colora quindi di musica, grazie proprio alla presenza di ospiti di eccezione. Si è appena conclusa la masterclass tenuta dal pianista Oleg Marchev e c'è grande attesa per il corso di perfezionamento in pianoforte con il maestro Achilles Delle Vigne, che inizierà lunedì 16 settembre e durerà fino al 19 di settembre. E dopo la sigla, la pagina sportiva. E
E per lo sport apriamo col calcio. La Lucchese di Mister Pagliuca è chiamata davvero a ottenere un successo sul campo del Limolese. Un test tutt'altro che semplice, perché bisogna prendere sempre tutte le partite con le molle, ma il divario tecnico appare davvero evidente. Il brusco KO di domenica scorsa contro l'Atletico Romagna impone ai rossoneri di Mister Pagliuca un pronto riscatto. In settimana è arrivato il successo sulla Fortis Juventus nel turno di Coppa Italia, dove oltre al risultato è piaciuta anche la prestazione, ma si sa sono spesso più importanti i punti in classifica rispetto alla Coppa. E allora si può dire che la trasferta di Imola sia già un impegno in qualche modo determinante, se non altro per tornare a scaldare l'ambiente rossonero. La gara sulla carta è ampiamente alla portata dei lucchesi, visto il divario tecnico tra le formazioni, con l'Imolese che alla prima giornata ha ceduto sul terreno amico proprio alla Fortis Juventus con il risultato di 6-2. Guai però a pensare possa essere una passeggiata, perché finché il gruppo agli ordini del mister non aveva trovato la giusta amalgama, il rischio principale per i rossoneri può essere proprio la concentrazione e la fiducia. Non si spiegano in altro modo gli errori di Casapieri, comunque riconfermato per la trasferta, e le tante reti subite per un pacchetto arretrato tra i più solidi della categoria. Vediamo però chi dovrebbe scendere dal primo minuto ad Imola. Come detto, Casapieri tra i pali, difesa 4 con Angeli, che dovrebbe prendere il posto di Di Giusto a fianco di Specie al centro, e Petrini e Terlino a spingere sulle fasce. Solito centrocampo a 3 con Capitana Liboni, Nolè e Losicco, duo d'attacco Caboni-Tarantino con Pecchioli che potrebbe agire alle loro spalle per un 4-3-1-2 che all'occorrenza potrebbe diventare un 4-3-3 con Tarantino e Pecchioli a fungere da punte esterne con Caboni centrale. Arbitro del match sarà Francesco Di Stefano della sezione di Brindisi, i collaboratori Simone Teodori e Luca Evandri della sezione di Fermo. Dal calcio al ciclismo, chiusura con il botto per la 18ª edizione del Giro della Toscana femminile, è un giro internazionale. La tappa conclusiva si disputerà domani e si snoderà quasi interamente sul percorso che fra qualche giorno ospiterà i campionati del mondo professionisti, la Lucca Firenze di 99 km. Il via di questa frazione è molto suggestiva ma non particolarmente impegnativa, è fissato per le 12.30 in piazza Napoleone, il via ufficiale alle 13 da piazzale Don Aldo Meis. Dopo un giro di muri e uno di circonvallazione, la carovana muoverà verso il capoluogo toscano, passando per Montecatini, Pistoia, Quarata, Campi Bisenzio e quindi l'ingresso in Firenze con arrivo in Piazza della Repubblica previsto attorno alle 15.30. Sulla linea di partenza si presenteranno in 144, 25 squadre, 30 nazioni rappresentate, soprattutto con tutte o quasi le big in gara, a cominciare dalla campionessa del mondo olimpica Marianne Vos, che non ha mai iscritto il proprio nome nell'albo d'oro, per proseguire con le ex iridate Giorgia Bronzini, Maetta Bastianelli e Tatiana Guderzo, per finire con le promettenti Elisa Longo Borghini e Rossella Ratto. E concludiamo con una notizia di basket. Nella sfortunata partita persa oggi dalla nazionale italiana contro la Croazia, con gli sciagurati ultimi due minuti di Cusin, gli azzurri hanno avuto come tifoso anche Alfredo Susan, il patron della Pallacanestro Lucca. Si è concesso infatti un weekend in Slovenia, senza però dimenticare il basket. Il fatto che Alfredo Susan sia andato a godersi qualche ora di emozione con la nazionale lascia quindi intendere che sia sereno e fiducioso per la questione palla tagliata, ed effettivamente è così, si legge infatti nella nota: conto nella responsabilità di tutti e nel fatto che la commissione valuti positivamente in maniera di agibilità, così come so che ci si sta muovendo per risolvere i problemi principali dell'impianto. La partitissima di Siena prevista per martedì sarà un po' un riconoscimento all'impegno di chi ha a cuore lo sport in questa città. Ed era questa la nostra ultima notizia per l'edizione di questa sera. Vi ringrazio quindi per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Di Lucca.